Amici, come avrete letto dal titolo, oggi inauguriamo una nuovissima serie incredibile che vi invito a lasciare un botto di mi piace per supportare, nella quale vi racconterò 5 segreti incredibili che nessuno sa, quindi li scoprirete in anteprima. Di questi 5 però uno sarà falso, lo inventerò totalmente a caso, sarà una mega balla totale, così vediamo se nei commenti qualcuno di voi riuscirà ad indovinarlo. Vi invito a lasciare un piace, un commento, condividete il video e iniziamo. Avrei potuto raccontarvi segreti così a botta, però ho detto no, facciamo che ogni volta che sbaglio su Higher Lower vi racconto un segreto, perciò iniziamo. Jackie Chan contro Fates Clan, chi ne ha di più, chi ne ha di meno? Secondo me ne ha di più il Fates Clan. Perfetto, primo segreto, dai, come ho fatto già a sbagliare al primo? Allora, non so se partire dal più disagiato almeno, oppure casuale, dai, facciamo casuale. Allora, primo segreto, mai detto a nessuno, ma do che disagio. Quando avevo tipo 15 anni, 14, 15 giù di lì, per tipo una cosa come 2 o 3 giorni, praticamente ogni volta che mangiavo e ingoiavo qualcosa pensavo di morire perché mi ero completamente dimenticato, vi giuro, il mio cervello aveva dimenticato come ingoiare le cose. Voi direte, sei un deficiente? Sì, sono un deficiente. Però per tipo i seguenti 2 o 3 giorni, ogni volta che c'era da mangiare, pranzo, cena o cose a caso, dicevo no, non ho fame. Per tipo, vi giuro, 2 o 3 giorni ho digiunato, sono dimagrito un botto, ma ho completamente digiunato perché pensavo di morire ogni volta che deglutivo. Guarda, guarda che leggo già il commento che sono un cretino, ecco, lo sapevo. Sì, comunque avete ragione. Cioè, ogni volta che deglutivo pensavo di strozzarmi. Che deficiente. Continuiamo. Allora, lo score di prima era 0. Che pippa. Però vediamo che c'è il record di 22. Allora, Pac-Man o Rosa Parks? Io direi che Pac-Man supera, ma sì. Sì, sì. Perfetto, Rosa Parks 450, Child Labor, boh, higher. Beh, allora sono deficiente. E allora ho fatto 1, ma sono deficiente. Basta, ho deciso, ogni volta che faccio uno di questi video cambiamo gioco perché Higher Lower faccio schifo. Comunque oggi sto facendo schifo. Comunque, secondo segreto, madonna, questo fa straridere. Quando ero tipo all'elementare, una roba come primo o secondo elementare, non mi ricordo, giù di lì, praticamente, dai, un classico, classicone l'abbiamo fatto tutti, è partita, diciamo, in classe la puzzettina tattica. Tatticissima. Ovviamente il mio compagno di banco, che fai? Non mi sgami che sono io. Mi ha sgamato in pieno. E quindi, dato che non volevo prendermi la colpa, ho detto no, dai, poi che imbarazzo, allora tutti hanno sentito la puzza, eh? Io palesemente ho fatto il mega snitch, io ho palesemente dato la colpa, e vi giuro, che per tipo, boh, 1 mese, 3 settimane, 4 settimane, sono andati avanti tutti a sfotterlo perché l'ha scorreggiato in classe, ma lui non aveva fatto niente. Non ci siamo mai più parlati. Madò che ridere, che ignoranza. Cioè, ero chiaramente stato io. Io lo sapevo, lui lo sapeva, ma lui si è beccato la colpa. Cioè, ovviamente non voleva prendersi la colpa, però diciamo che sono stato bravo a dargliela. Cioè, tipo Among Us versione master elementari. Cioè, in quel momento c'era davvero un impostore in quella classe. Ed ero io. Ma la partita è stata vinta. Prossimo segreto, sperando di vincere davvero la partita da Higher Lower, anche se la vedo dura. Play again. Taoismo o Don't Shoot the Messenger, cosa? Oppure WikiLeaks. Higher. Ok, va bene, va bene. E il livello 1 l'abbiamo superato. Raging Bull meno. Sì, non so cosa sia, va bene, va bene. Dai, 110.000 stopwatch. Cos'è lo stopwatch? Amici, higher lower, higher low. A caso, occhi chiusi. Come 1.500.000. Sì, infatti, cioè, guardate la faccia. Anch'io sono tipo... Io ero uguale. Terzo segreto. Ma do anche questo. Allora, ambito scuola superiore. Tipo prima superiore mi ricordo i primissimi giorni. Quindi era nel 2000, boh, avevo tipo quanti anni si hanno in prima superiore? 16, boh, non mi ricordo. Comunque prima superiore. Ma do, praticamente mattinata ero stongiatissimo, strassonnato. Io sono zero mattutino. Cioè proprio la mattina per me non esiste, dovrebbero abolirla. Mi sveglio tutto stanco, mi preparo per andare a scuola. Era tipo il terzo giorno, una roba del genere. E praticamente talmente ero stanco che mi sono dimenticato di cambiarmi la maglietta, mettermi una maglietta normale, e sono andato con la maglietta e il pigiama. Poi mi metto il giubbino, mi metto felpa, arrivo a scuola, ancora stanchissimo ovviamente, mezzo morto, faccio per togliermi il giubbino, faccio per togliermi la felpa e vedo che c'era la maglietta nel pigiama. Allora mi riallaccio la felpa, mi rimetto il giubbino, dai, alla fine i primi giorni ho detto cacchio, poi i miei compagni nuovi, non mi conosce nessuno, mi prendono per imbecille, che già ero un imbecille totale, però dai, non i primi giorni. E quindi mi sono tenuto tutto il giorno, quanto durava, tipo dalle 8 fino all'1, il tempo alle 2 di arrivare a casa, il giubbino. Morivo dal caldo in classe, tipo stavo scoppiando dal caldo, perché non volevo che mi vedessero col pigiama. Poi vabbè, tipo 10 giorni dopo, quando prendi confidenza con i compagni, inizia a diventare...
Lì sì che si andava a scuola col pigiama, fidatevi, se ancora andate a scuola col pigiama, è stracomodo. Non fatevi vedere dai prof, ma è stracomodo. Scuola col pigiama. Dovrei farlo come legge. Votatemi alle prossime elezioni, circa. Ma comunque, anche questa è una bella storia. E siamo già a tre, signori, siamo già a tre segreti in quanto 5 minuti oggi si viaggia. E continuiamo, il tipo è sempre lì a fare, stia fermo, continuiamo. Play again. Il Papa, un saluto, so che segue sempre i miei video, o Radiohead. Radiohead. Ok, 550.000. Narcotic Anonymous, boh, meno. Cioè, avete presente quando sei in quei momenti che vuoi suicidarti perché sai che non riesci a fare una cosa? Ecco, sono in quei momenti. Com'è possibile che il mio record è 1 oggi? 1! Oh no, di solito 22, 20. Prossimo segreto. So che voi volete la ciccia ai segreti. Allora, time setting, master, 13enne. Quindi sono tutti lì, momenti ignoranti li ho fatti tutti. Dai 10 ai 18 anni lì, l'ignoranza totale, 18, 19. Praticamente era il mio compleanno e i miei amici avevano deciso, tutti carini, sì, che bello, ti prendiamo una torta. E mi avevano preso una torta di compleanno. Bene, fin lì. Stonks. Ho detto, vabbè, assaggiamo questa torta. Tanti auguri, tanti auguri. Soffi le cantelline. Auguri. Ok, vabbè, già quel momento del bravo bravo non mi piace. Tanti auguri. Disagio totale. Ma vabbè, comunque, faccio per tagliare la torta. La taglio tutti, la mangio. Una merda. Faceva schifo. Cioè, era la cosa. È come mangiare. Avete presente quando mangiate la cacca? Non che io abbia mai mangiato la cacca. Comunque, sapeva di cacca. Vi starete chiedendo come faccio a sapere il sapore della cacca. Questa è un'altra storia che vi racconterò nel prossimo episodio. Comunque mangio la torta, ovviamente che fai? Gli dici che ti fa sboccare? Eh no, che non glielo dici. L'ho mangiata, facciamo il bis con la seconda fetta per farli contenti. Sì, bravo, bravo, auguri. Finisce la festa, arrivo a casa, ho vomitato tutto, ho vomitato la torta, la seconda fetta di torta, la cacca del mese prima, cioè nel senso un'altra fetta di torta, non che io abbia provato a mangiare la cacca. Comunque ho mangiato... E poi ho vomitato un botto di roba e mi ha fatto totalmente schifo. E da lì non ho più compiuto gli anni. Infatti ho ancora 13 anni. Storia vera. No, comunque ho vomitato tutto, faceva totalmente schifo. E ora amici che state guardando questo video, lo sapete. Vi voglio bene. Continuiamo. E speriamo di non fare uno. Ma continuiamo. YouTube, 1 miliardo 680 milioni di ricerche al mese. Questa non la posso sbagliare. Only fools and horses. Stupidi. Lower. 1 miliardo. Madò, YouTube sei proprio un ciccione. Pink Floyd, higher. Yes. Oklahoma City bombing, shakalaka boom boom. Lower. 74.000. Carino. Madò, che schifo. Che brutta sta foto. E ho pure sbagliato. Dai. Ma guarda il tipo in bici come si suicida, ma che imbarazzo, che imbarazzo. Signori, ultima storia della giornata, ultima ma non per importanza. Questa è inerente a un master di, avevo 18 anni, quindi tipo 3 anni fa, nella quale ero a casa, quindi situazione tranquillissima, non può succedere niente a casa, tranquillo, bello, eh? Praticamente faccio per alzarmi, così mi giro, avevo in mano qualcosa, e ho praticamente distrutto, cioè non distrutto, franto, disintegrato, esploso in 10 miliardi di pezzi, un vaso, diciamo, abbastanza importante per mia mamma. Torna a casa mia mamma, io lì in panico ho detto, sono fottuto, torna a casa, io faccio finta di niente, e sostanzialmente, dopo, diciamo, una scusa di qui, una scusina di lì, ho dato la colpa totalmente al gatto, un classico, e diciamo che mia mamma se l'è bevuta, quindi nel dubbio mamma... sono stato io. Non uccidermi, ti prego. Quindi amici, 5 segreti ve li ho raccontati. Uno di questi è palesemente inventato. Proprio me lo sono inventato totalmente a caso. Scrivetemi nei commenti se avete indovinato qual è. Vediamo chi indovina, quanti di voi indovinano. Vi ringrazio per la visione. Farò anche un altro episodio se voi lo volete. Non lo so, più avanti. E niente, lasciate mi piace, condividete il video e seguitemi su Twitch. Alla prossima. Ciao.